Benvenuti in Compensi. Con questo video esploriamo le funzionalità di Compensi per il calcolo delle parcelle professionali nell'ambito dei bonus per l'edilizia, quindi sia il Superbonus ma anche tutti gli altri bonus che è possibile utilizzare con la legge di bilancio del 2022. Partiamo proprio dalle parcelle per il Superbonus. Nella prima sezione di Compensi è possibile andare a compilare tutti i dati generali che verranno inseriti nei documenti che vengono prodotti da Compensi, ovvero il preventivo, il contratto, che vengono prodotti nell'ambito del Superbonus anche per la fase preliminare di valutazione di accesso al bonus. L'inserimento di dati può essere fatto semplicemente d'archivio, andando a prendere dal proprio archivio quelli che sono i dati della committenza, dei professionisti coinvolti. Nella sezione edificio è possibile indicare quali sono gli interventi che vengono eseguiti. Queste opzioni di scelta vengono riportate all'interno della stampa in modo da compilare poi il preventivo e il contratto in modo dedicato, in modo specifico. Completata l'informazione dei dati generali, è possibile procedere con le altre sezioni. Man mano che si completano le diverse sezioni di compensi in questa guida, in questo wizard, le barre di avanzamento vengono aggiornate, così da darci anche l'idea del livello di completamento di quella che è appunto la redazione della nostra parcella. Il primo step di calcolo è quello di indicare il valore dell'esistente, che può essere valutato attraverso una valutazione parametrica basata su superficie, valore al metro quadro, e può essere poi personalizzata riportando quelle che sono le incidenze in termini percentuali delle diverse categorie di elementi tecnologici del nostro edificio. Compensi baserà il suo calcolo sulla somma delle diverse categorie in quelle previste dal calcolo del DM, secondo le regole del DM 17 giugno 2016. Definito quindi il valore esistente, è possibile completare l'informazione per il valore intervento, indicando ad esempio i valori relativi al miglioramento sismico, quelli relativi alla coibentazione della struttura appunto dell'edificio, la sostituzione dei serramenti, e tutte queste informazioni in realtà possono essere importate direttamente da Termolog o da Travilog nella fase appunto di valutazione degli interventi in Termolog o nella fase di redazione della pratica Sisma Bonus in Travilog. Quest'icona rimanda all'accesso a Computing Cloud dal quale è possibile importare le informazioni, i dati relativi al computo metrico estimativo che è stato fatto per gli interventi appunto di accesso al Superbonus. I prossimi passaggi riguardano la definizione del grado di complessità ed infine la scelta delle prestazioni professionali. La scelta delle prestazioni professionali è guidata attraverso un wizard che ci permette di scegliere attraverso delle macro selezioni quelle che sono le attività che ci coinvolgeranno nel progetto appunto del Superbonus. Queste scelte corrispondono delle scelte secondo quelli che sono appunto i riferimenti normativi, ovvero il calcolo previsto dal DM 17 giugno 2016. È possibile poi personalizzare le scelte automatiche effettuate dal software, rimuovendo o apportando le opportune modifiche previste per il calcolo della propria parcella professionale. Completato l'inserimento di tutti i dati, che cosa restituisce Compensi? Restituisce anzitutto al calcolo della parcella, dove è possibile esplorare quelli che sono i dettagli di calcolo che sono stati eseguiti. È possibile applicare le maggiorazioni percentuali previste dall'articolo 5 del DM 17 giugno 2016, applicare la propria cassa, il regime, secondo poi l'IVA, secondo il proprio regime fiscale e l'eventuale sconto che si decide di applicare alla propria parcella. Quindi questo è il calcolo della parcella professionale. Ma cos'altro restituisce Compensi? Anzitutto una ripartizione delle spese della propria parcella professionale, ripartite appunto all'interno dei singoli interventi, vuol dire che queste sono le voci che possono essere utilizzate per sommare i valori di intervento alla propria porzione, la propria percentuale di parcella professionale relativa al singolo intervento da riportare ad esempio sul portale di Enea. Questa stessa valutazione è possibile effettuarla per i distinti SAL. Infine, Compensi restituisce quella che è la parte documentale, ovvero il preventivo e il contratto che possiamo appunto verificare e firmare per presentarli alle committenze.